benvenuti in questo nuovo video di come ho finito il mio 2020, cioè cosa ho mangiato praticamente. Poi vi farò vedere invece come, diciamo, l'ho iniziato in un altro video. Partiamo! Un breve video della nostra tavolata con un po' di tutto, uova, poi ci sono i cosi piccanti, le tartine sono fatte anche con l'avogado, le uova di pesce volante che mia mamma non voleva il burro, un chilo di avogado nella tazza, vari calici e i bourbon fatti in due maniere diverse, qua non ho ancora messo le uova, poi ci ho messo dopo, tutto il tavolo imbandito, questo non lo mangio perché è proprio con sola, mie fantastiche tartine fatte con burro, salmone, uova di pesce volante, un po' un mix di tutte quelle. Qua uova di pienne sempre con salmone, avocado e uova di pesce volante, sì, abbiamo fatto tutto con quello. Poi ho fatto i bulvan, che noi chiamiamo anche babouillon perché mia sorella non ce l'ha pronunciata piccola, bulvan. Ho fatto proprio formaggio di capra e poi alla fine li ho guarniti con avocado, salmone e sempre uova. Questa è la preparazione, vi faccio vedere anche le preparazioni che sono molto importanti. Sono state fatte due versioni, come potete vedere, quella la fonduta e la mia versione, che non è ancora finita. Poi abbiamo le tartine, i vassoi e una coppa piena di avocado che è avanzato. Queste sono le mie uova a modo mio ripiene, con anche dei peperoncini ripieni piccanti. E voilà il mio bulban nella fase finale, coloratissimi, molto buoni, molto pesanti, formaggio di capra, ma proprio buonissimi. Questo è tutto il nostro aperitivo prima di iniziare il cenone, pensate come ne siamo messi. Spritz cocktail fatto da me con un po' di vino bianco, crodino e spritz ovviamente, lasciamo perdere. Questa è la pappa, cioè, ho mangiato con lo spritz un cocktail fatto a modo mio che era meglio che non lo bevessi. E niente, appunto, questo è sempre il mio cocktail che è stato fatto con lo zucchero e il limone anche. Io che bevo lo spritz e poi altri tre bicchieri di vino bianco, sono già partito dall'ultimo dell'anno. Questo è tutto quello che poi è rimasto, che abbiamo messo da parte, che mi sono magnata poi il giorno dopo. Questo è il cavallo di battaglia, la pasta, che alla fine non ho mangiato perché altrimenti ubriaca, che me la sono mangiata il giorno dopo, però un pochettino l'ho mangiata, era molto buona e ovviamente accompagnata da tre bicchieri di vino bianco, bello fresco. Il video l'ho dovuto mutilare perché volevo farvelo vedere, ma il mio cellulare non ha voluto collaborare, ma è una pasta veramente buonissima, i gamberti erano stupendi. Per finire sono passata direttamente alle noccioline, che dopo li porterò anche gli scoglietti del mio quartiere che hanno fame, poverini. Gli scoglietti li voglio noci. Questo è stato appunto noci con il pandoro, che ho mangiato pochissimo, e un nocciolino per ripigliarmi. Niente, vaffanculo 2020, spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo poi nel prossimo. Ciao!